Martano è stata considerata la piccola capitale della Grecia salentina, dove il grico, l'antico dialetto greco salentino, è ancora conosciuto e parlato dagli ellenofoni della cittadina. Il centro storico di Martano, nel suo nucleo più antico, veniva un tempo definito la Terra e ricorda la cosiddetta Cora Bizantina, il borgo abitato di impianto medievale. L'elemento architettonico dominante nel borgo antico è la casa a corte, simbolo indiscusso della civiltà contadina di un tempo ed espressione di una comunità industriosa. Esse rappresentano un patrimonio architettonico di inestimabile valore, dove ancora oggi si respira il sapore antico del Salento contadino. Un tempo l'ingresso al paese era garantito da due porte ormai andate distrutte e localizzate sull'attuale via Roma, la strada principale del borgo antico. Fino alla seconda metà del Cinquecento, Martano era completamente circondata da possenti mura, come è possibile intuire ammirando due delle sette torri di difesa ancora rimaste in piedi, le quali avevano lo scopo di potenziare la stessa cinta muraria. L'architettura di Martano presenta anche importanti testimonianze di palazzi e palazzetti, dotati di elementi architettonici e decorativi di pregio, come balconi e finestre finamente adornate, stemmi di antichi casati, portali e colonne angolari.